Callas, che è sublime, la più grande di tutte. La Callas ha fatto dei suoi difetti un pregio. Questo è il mio modo di vedere, poi per carità non ho inventato la verità, quindi tutto è opinabile. Però ha fatto dei suoi difetti un pregio. Ma la cosa che poco si ascolta della Callas è la lezione. Io vorrei rammentare una lezione della Maria Callas della Juilliard School di New York, dove insegna a cantare Cortigiani di razza dannata. Io a quel brano mi sono riferito, più che a riferirmi a grandi interpreti baritoni, mi sono riferito alla Callas, quando dice «Ebbene, piango». È teatro, io chiedo scusa se mi commuovo, ma è così, è teatro, la Callas ha fatto teatro. Voi tutti a me incontro, venite tutti contro me. Signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, The crescendo maximum must be tutto, rimuovi un mio figlio, tutto sputa dal figlio per me. Rimuovi. How are you going to do it, though, Should I take a breath? No, I would rather you take a breath there. Amen. L'America ha sempre amato l'opera italiana. Non ha mai avuto cantanti grandissimi fino che i cantanti non hanno imparato l'italiano. È un po' il discorso dei pop singer italiani di adesso, che non potranno mai essere famosissimi nel mondo se non cantano in inglese, c'è poco da fare, questa è la cosa. E allora era così per i cantanti d'opera che non cantavano in italiano erano tagliati fuori, il repertorio operistico è quasi tutto italiano. Il momento che hanno imparato italiano, che hanno incominciato a studiare nelle scuole, allora c'è stata una produzione incredibile di cantanti americani, che ancora adesso va avanti con, direi, centinaia di elementi che fanno il teatro. Il maestro Lavagne riesce a fare il teatro più organizzato e più bello del mondo con cantanti che la maggior parte sono americani. È dall'Italia che Maria Callas è andata nel mondo, per quello che Italia prende Maria Callas come una italiana, come i viennesi prendono Beethoven, anche come austriaco. Però era una combinazione americana, greca e italiana di cultura. E quando io, come musicista, sento i nastri dei concerti che lei ha fatto a Buenos Aires o a Parigi, questa disciplina è come un Heifetz sul violino, come un Fred Astaire del ballo, che io vedo, guardi, questo non viene mai più.